qualche bambino omoccioso che da qualche anno gioca a calcio deve imparare la storia di Capuano. Magari qualcuno che non conosce bene il calcio, non conosce la storia né di Capuano, perché forse non conoscono la storia, la mia storia e delle squadre che ho allenato. E allora mi vergogno, mi viene il voltastomaco, sto vomitando solo a pensarlo. In onore della patria calcistica che in questo momento è Taranto, nessuno deve permettersi di dire questo a Capuano. Però adesso voglio dire una cosa che non ho mai detto, penso di meritarla e lo chiedo a nome del mio gruppo che mi onoro di rappresentare. Lo meritano i miei sacrifici. Vabbè, lasciamo stare, preferisco non parlare e mi fermo qui.